La responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale. Con il contratto sorge in capo alla struttura stessa una prestazione di assistenza sanitaria che, oltre alla prestazione medica, ingloba al suo interno una serie di obblighi accessori e di protezione. Affinché possa richiamarsi all'articolo 1228 del Codice Civile, è necessario e sufficiente che il medico operi all'interno della struttura, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, data la palese ed evidente esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del medico e le finalità, nonché l'organizzazione delle strutture sanitarie. In caso di inadempimento della prestazione sanitaria, troverà pertanto applicazione la disciplina normativa di cui all'articolo 1218 del Codice Civile e la conseguente ripartizione dell'onere della prova. Dunque, una volta riconosciuta l'esistenza del contratto di ospedalità tra il paziente e la struttura, spetterà a quest'ultima dimostrare l'esatto adempimento o il mancato adempimento per causa ad essa non imputabile di quella serie di prestazioni che sorgono in capo alla struttura in seguito all'accettazione del paziente nell'istituto di cura. Ciò indipendentemente dal rapporto, fiduciario o meno, esistente tra il paziente e il medico che concretamente pone in essere l'attività diagnostico-terapeutica.